Ti aspettavi un exploit pieno dopo quattro gare? Le ricordo rapidissimamente: Montenegro, due volte la Finlandia col Belgio, tutte vinte, 12 punti su 12. Già primo turno superato, 18 gol fatti e 7 subiti. Ho detto tante cose, che ne pensi allora? Di sicuro mi aspettavo che la squadra si qualificasse e mi aspettavo comunque che lo facesse in un modo convincente. Poi è naturale che il processo di crescita, di miglioramento, di costruzione di qualcosa di nuovo poi nasconde delle Sì, insidie, degli ostacoli e quindi è difficile pianificare. Di solito si pianifica per necessità, ma poi lo sport non è molto buono con i veggenti o con chi crede di poter sapere già prima quello che saranno i risultati o quello che sarà il futuro. Quindi era una cosa non scontata questa qualificazione avvenuta prima della fine del turno di qualificazione, quindi con due partite d'anticipo. Ed era una cosa non scontata poterlo fare con un entusiasmo così, così grande, con una convinzione così grande nelle proprie, non nelle proprie forze, ma in quello che si andava a fare, perché comunque l'Italia ha sempre avuto una squadra, con buoni giocatori e con bravi giocatori, quindi in realtà non era scontato poterlo fare con una così grande convinzione. sul piano personale, come hai vissuto questa nomina a CT, commissario tecnico? Innanzitutto io devo tanto alla famiglia Barbarossa perché è stata una possibilità nella massima categoria quando neanche io me la sarei data, forse. E quindi devo tutto a loro per il modo in cui poi mi hanno trattato sia dal punto di vista professionale che soprattutto da quello personale, quindi da come hanno trattato la mia famiglia, da come ricordo che mio figlio è nato a Pescara, quindi in realtà sono legatissimo sia la famiglia Barbarossa che per la quale ho una stima infinita e sono legato alla regione, a Pescara, perché comunque lì ho passato 6 anni della mia vita e quindi mio figlio è nato lì, quindi ho tanti amici lì e chissà che il mio futuro non mi veda lì come cittadino. Questo è quello che poi è il sentimento che ho sentito quando è arrivata la nomina, perché poi se dimentichi il tuo passato, di sicuro non hai futuro.